Ciao ragazzi, prima di iniziare volevo invitarvi a lasciare un mi piace, ad iscrivervi al canale ed a seguirmi sui social, in modo da rimanere aggiornati sui prossimi video e dove vi dirò quando sarò in live. Detto ciò, torniamo al video e buona visione! Ciao a tutti ragazzi e finalmente è uscita la beta di Football Manager 2021, un momento che molti di voi stanno aspettando da tanto tempo. Mi raccomando, non impressionatevi se vedete degli errori, dei bug, perché ripeto è una versione beta. Una volta creata una partita troverete una sezione dove poter segnalare direttamente gli errori che voi incontrate sul sito della Sports Interactive. Quindi voi stessi contribuirete al miglioramento del gioco che sicuramente da molti anni vi dà grandi soddisfazioni. Vi ricordo inoltre che il gioco effettivo uscirà il 24 novembre, quindi abbiate pazienza e il mio consiglio è di aspettare ad avviare carriere, quelle che magari vi porterete per mesi, perché la beta è molto più instabile del gioco effettivo, quindi aspettate qualche giorno. Ogni uscita di Football Manager ci arrivano tante domande riguardo come inserire i kit, dove scaricarli, e le tattiche, e le faccine. Allora ho deciso di fare questo breve video dove vi spiegherò un pochino nel dettaglio, diciamo, le cartelle che nella famigerata sezione documenti di Football Manager troverete una volta avviato il gioco, perché alcune di queste si formeranno al primo avvio. Quindi partiamo subito con la spiegazione. In primis però vi voglio lasciare un link qui nelle schede di un video che ho fatto qualche giorno fa dove parlo di dove scaricare questi file, quindi giangioin.it e panos.it, che sono contenitori di file di terzi che però sicuramente vi potranno essere di grande aiuto. Una volta che siamo nella sezione documenti andiamo qui a Sports Interactive. Ovviamente qui vi si aprirà una finestra con tutte le versioni di Football Manager che voi avete scaricato. Andiamo sul 2021. Questo è quello che vi trovate davanti. Partiamo dalla prima cartella, Avatars. Quando voi andate a iniziare una partita, dovete creare l'allenatore. C'è un'opzione nel gioco dove potete anche salvare quel determinato avatar. Questo, una volta che l'avete salvato, lo troverete esattamente in questa cartella. Andiamo avanti. Editor Data. In questa cartella vanno inseriti, diciamo, tutti i file che voi scaricate riguardo i database, il nofake, o anni fa c'era il file per ridurre gli infortuni in un'edizione che i giocatori si infortunavano come se non ci fosse un domani. Ecco, tutti questi file vanno messi qui dentro, quindi tutti quei file che non sono validi a gioco iniziato, bensì per renderli ufficiali, per renderli operanti, dovete ricominciare una nuova partita. Terza cartella, andiamo su Games. Qui trovate tutte le partite che voi avete salvato, sia che le salvate singole che le salvate magari su tre file. Quindi per eliminare una carriera che magari per voi è inutile, o le eliminate direttamente dal gioco, quindi andando su carica partita, selezionando i file, eliminandoli, oppure direttamente documenti, Sports Interactive, Football Manager 2021, Games, eliminate quello che volete. Quarta cartella, Graphics. Allora, molte volte questa cartella dovete crearla voi. E dentro questa cartella, diciamo, è racchiuso tutto il comparto grafico. Quindi, faccine, loghi, faccine inventate, tutte queste cose. Andiamo poi a vedere un po' come strutturarlo per rendere appunto funzionante il tutto. Cliccate e vedete che io ho creato già i file Kits e Logos. Qui, perlomeno come sono fatto io, li ho classificati in 2D e in 3D. Cliccando su 2D andate a selezionare tutti i file di tutte le maglie 2D che potete scaricare appunto dai siti che vi ho detto prima. Tornando indietro vedete benissimo che c'è anche il compartimento 3D, quindi anche qui vedete serie A con tutti i file dei kit 3D della serie A. Poi viene la cartella Logos, anche questa va scaricata. Una volta che scaricate il file dovete metterlo in questa cartella. Una cosa molto importante, sia per i kits che per i logos che per i face pack, mi raccomando, tutti i file vi vengono scaricati in formato WinRAR, quindi dovete scompattarlo. Per fare ciò dovete cliccare sul file col tasto destro, estrai qui, poi andate sul percorso che vi ho detto prima, quindi documenti, Sports Interactive, Football Manager 2021, e selezionate graphics. In questo caso, ad esempio, il face pack di Salty Tautsi vi crea automaticamente la cartella Salty Tautsi. Quindi qui trovate, come potete vedere, tutti i volti qui caricati. Scrollando ne sono veramente tanti, quindi è un file molto grande, quindi ci vorrà un po' di tempo ovviamente a seconda della connessione
e a seconda anche del tempo, ma comunque di base è un file più o meno di 18 giga, molto 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 grande. Altra cartella, shortlist. Se andate su Panos troverete magari delle liste con i Wonder Kids, con i top staff e con queste cose qui. Una volta che voi, sempre in WinRAR, scompattate il file, dovete creare questa cartella shortlist, quindi mettere all'interno il file e poi inserirlo nel gioco. Ovviamente le skins, vanno inserite tutte le skins che voi volete scaricare, a volte sono in WinRAR, a volte tramite Metafire, le mettete qui dentro. Per rendere operative, mi raccomando, in game andate su preferenze, defleggate usa cache e dovete fleggare il ricarica skin quando si confermano, diciamo, le voci selezionate su preferenze. Una volta fatto ciò, vi si ricarica la skin ed ecco qui che i file che avete messo in questa cartella vengono riportati nel gioco. E veniamo all'ultima cartella molto importante, che è Tactics. Quando voi andate a creare la vostra tattica con tutte le personalizzazioni, andate giustamente a salvarla. Quindi, una volta che la salvate, ve la troverete in questa cartella. Ovviamente in gioco, per caricarla, dovete andare dove c'è, diciamo, la descrizione della tattica, mettete carica, vi si aprirà una finestrella dove cliccate la tattica che volete utilizzare, carica, ed ecco qui che i frutti del vostro lavoro si traducono nel gioco. Spero che il video ovviamente vi sia stato utile, è stato molto veloce, ma giusto per farvi capire le dinamiche, perché non mi interessa imboccarvi e dire fate così, fate colà, perché sul gioco dovete smanettare. Se avete qualche consiglio, mi raccomando, andate sulla pagina di Jungleman e potete scrivere tranquillamente la vostra problematica. Ci sarò io, ci sarà tutto lo staff, Jungleman, Daniele, che vi daranno una mano a risolvere questa problematica. Mi raccomando, ovviamente, se è una problematica molto comune, cliccate su cerca, mettete problematiche, sicuramente una soluzione sarà già stata trovata. Per questo video è tutto, mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, condividete, seguitemi sui social per il discorso delle live sulla piattaforma Viola e se volete iscrivetevi anche al mio secondo canale, W.X, dove parlo di tutto, tranne che di calcio. Ovviamente iscrivetevi anche alla pagina di Jungleman, andate a visitare il sito e anche il sito di Panos. Vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video.